Ok, siamo in diretta? Dovremmo esserci, credo. Ok, buonasera a tutte e tutti. Oggi ci ritroviamo qui all'interno del ciclo di incontri pandemia, sintomi di una crisi ecologica globale, a parlare con Alice Dal Gobbo, sociologa e ricercatrice presso l'Università di Trento, in questo specifico seminario che abbiamo scelto di chiamare Liberare il corpo, Covid-19 tra pratiche di dominio e decolonizzazione. Grazie Alice, intanto. Grazie. Ci piacerebbe appunto andare ad analizzare come questa crisi, ma non solo, sta agendo sui nostri corpi, no? Ci troviamo in un periodo in cui questo sistema è in profonda crisi, no? È un sistema che è sempre stato predatorio, che non ha mai risparmiato corpi e territori da dinamiche di colonizzazione e di estrattivismo, feroce. Oggi più che mai questo sistema si fa aggressivo sulle nostre vite e non solo. Quindi volevamo iniziare capendo, no? Come si danno queste dinamiche? Come si attiva il controllo sistematico sui corpi e sui territori? Dunque, intanto, allora, grazie ancora per l'invito, per questa occasione a parlare. Tra l'altro, sono particolarmente felice di poter parlare oggi, che è il giorno dello sciopero globale per il clima. Domani è il 25 aprile, quindi mi pare un buon momento per parlare sia di crisi ecologica che di pratiche di liberazione. Ecco, oggi vorrei concentrarmi sul modo in cui le forme di dominio che sorreggono il funzionamento del capitalismo contemporaneo vengono incorporate e nello specifico sul modo in cui agiscono nel contesto della crisi attuale legata alla Covid-19. E ritengo che questa crisi possa essere interpretata come una crisi della vita, cioè come una crisi del modello di esistenza che il capitalismo ha tentato di imporre su tutto il pianeta tramite l'estensione di dispositivi di categorizzazione e gerarchizzazione del mondo che sono ancora coloniali, patriarcali, specisti e classisti. Ora, per rispondere a queste domande che mi poni, vorrei cominciare con l'interrogarmi su delle dinamiche che, dal mio punto di vista, caratterizzano il capitalismo da sempre. Anche perché sono d'accordo con la lettura che fornivi, che vede i processi di valorizzazione odierni come una estremizzazione di queste dinamiche, non tanto come dei fenomeni nuovi. E in effetti, fin da subito, come già ci diceva Marx, una peculiarità dell'economia capitalista è stata quella di essere un'economia fine a se stessa, per cui diciamo che diventa facile rappresentare il sistema nel suo complesso come un qualcosa che è volto semplicemente alla produzione di più denaro, ma non alla riproduzione della vita e alla soddisfazione di bisogni concreti. Sembra un'osservazione banale, scontata, ma in realtà, interrogando questa affermazione in un senso molto profondo, possiamo percepire che effettivamente qui possiamo anche trovare la chiave di tutta la devastazione, il dominio e la morte che questo sistema continua a perpetuare. Dunque, la vita possiamo vederla come un qualcosa di creativo, di concreto, che è fatto di qualità, differenze, singolarità, e che si riproduce attraverso alleanze, anche antagonismi, ma in un modo tale da far sì che la diversità e la ricchezza siano sempre preservati. Mentre il denaro, dalla sua parte, è un qualcosa di astratto, sterile, vuoto, è una pura quantità uguale a se stessa e indifferente. E quindi il capitalismo possiamo vederlo come un sistema che sottopone, o preferirei dire cerca di sottoporre, la vita alla necessità di accrescimento di questa cosa, che però funziona secondo delle logiche che sono opposte alla vita stessa, e tutto ciò in un modo crescente e infinito. C'è quindi questa tensione a una trasformazione completa della vita in una quantità riproducibile e indifferente rispetto alla concretezza degli esseri viventi.
Dunque, i processi di valorizzazione attraverso cui si produce questa traduzione della vita in denaro abbracciano sempre maggiori ambiti di esistenza dal mio punto di vista. Possiamo pensare alla produttività del terreno, alle risorse minerarie o ai corpi umani in quanto forza lavoro, come forze. Però, e soprattutto nella sua fase contemporanea, anche i corpi umani in quanto menti creative, gli affetti, gli animali non umani che diventano cibo, i batteri che diventano trasformatori di energia, le capacità di rigenerazione della biosfera che diventano servizi ecosistemici, le caratteristiche del genoma umano che vengono mappate ai fini di controllo e commercializzazione, e via via. Vediamo che in senso sia estensivo che intensivo, tutto il mondo nella sua concretezza, tutto il vivente, diventano di fondo una fabbrica di un valore astratto e vuoto. Dunque, come dicevo, dal mio punto di vista questo è il marchio del funzionamento del sistema capitalista fin dal suo inizio. E questo in realtà lo possiamo vedere molto chiaramente se pensiamo al momento in cui un continente intero, che è quello che poi diventa l'America, viene di fatto annichilito a livello territoriale, culturale, sociale, per essere piegato allo sfruttamento e all'appropriazione europei. Quindi, ecco, questo annichilimento della vita tutta da parte del capitale, dei suoi processi di valorizzazione, secondo me è espresso con una chiarezza quasi disarmante in questo processo. E la novità della fase attuale però sta nella potenza degli strumenti tecnoscientifici di dominio che vengono utilizzati, nella capillarità della loro presa sul vivente a così tanti livelli e nello specifico nell'eliminazione di un fuori rispetto a tutti questi processi di sfruttamento. Infatti non riusciamo più a pensare a delle popolazioni, a dei territori, a degli ambiti psichici o mentali che non siano almeno potenzialmente catturati o catturabili o comunque implicabili in questi processi di valorizzazione. Per cui l'espansione della colonialità come modello di dominio in questa fase si traduce nel fatto che qualsiasi cosa che non sia funzionale alla riproduzione di questi processi viene ritenuta priva di valore e forse qualcosa che si può, se vogliamo, gettare via a piacimento. Ecco, con tutte queste premesse non penso ci fosse da aspettarsi molto meno che una crisi ecologica come quella di dimensioni epocali a cui stiamo assistendo nel nostro presente, in particolare forse in questi giorni. Però io penso che nel contesto della pandemia forse realizziamo in un modo ancora più forte il fatto che questa crisi attuale in realtà coinvolga molto di più, cioè sia molto di più che semplicemente magari una crisi ecologica o una crisi economica o una crisi sociopolitica. Perché vediamo che è una crisi che si articola a livello di corpi umani che sono stati resi indeboliti e attaccabili, da dei rapporti interspecie che di fatto si stanno rendendo in alcune occasioni estremamente pericolosi e distruttivi. Oppure anche a livello dei territori, ci sono dei territori sofferenti che però sembrano volersi riprendere un po' di esistenza in questo momento in cui la corsa al profitto ha subito un rallentamento imposto. Sto per esempio pensando ai vari esempi di luoghi concreti dove, non lo so, a Venezia le acque sono tornate pulite in pochi giorni, i pesci sono tornati, eccetera. Dunque, è questo il motivo per cui prima parlavo di crisi della vita, perché è una crisi che si gioca direttamente sul campo dell'esistenza. Se da un lato possiamo interpretarla come una crisi del sistema, nel senso
che per esempio il sistema trova una crescente difficoltà a realizzare profitto nella sfera produttiva, oppure come anche Jason Moore menziona, il fatto che la crisi ecologica stia diciamo introducendo un nuovo tipo di valore, che è il valore negativo, che chiaramente impedisce o comunque rende più difficile la realizzazione del profitto nel sistema. Tuttavia, quello che a me interesserebbe oggi, un po', su cui mi interesserebbe ragionare un po' di più, è l'aspetto attivo, anche se questo non lo intendo in un senso antropocentrico, cosciente o deliberato, e della resistenza vitale nella produzione di crisi. Dunque, la mia ipotesi in questo contesto è che, se è vero che esiste una contraddizione tra capitale vivente, come già diceva Salvo nel suo intervento, come l'ho descritta prima, allora la presa del più possiamo immaginare che più la presa del capitale sul vivente aumenta, e più il carattere irriducibile del vivente stesso alla logica della valorizzazione si esprime con forza. Allora, un esempio iniziale che magari sembra poco rilevante, ma che in realtà trovo connesso al discorso che stiamo facendo. Il dilagare delle sofferenze mentali e psichiche nel mondo contemporaneo effettivamente coincide con una fase del capitalismo in cui la produzione di valore investe in modo molto forte la sfera, come dicevo anche prima, mentale, affettiva e desiderante. Ed è come quindi se la vendita in qualsiasi forma della creatività vitale finisse poi effettivamente per annientarla. Su una scala più ampia e questa volta ecologica, non trovo una grande differenza tra questa dinamica e, per esempio, il fatto che più si parla da parte della tecnoscienza di controllo e gestione dell'ambiente, più di fatto troviamo che i disastri ambientali aumentano. Quindi, dal mio punto di vista, a tutti i livelli possiamo notare delle linee di rifiuto e di resistenza, anche inconsce, che costantemente sottolineano che l'esistenza non può, non deve e non vuole prendere la forma di una merce da scambiare sul mercato. Dunque, per sintetizzare, io vedo in questa fase specifica di crisi, da un lato la tensione del capitale a rendere la vita un puro valore da scambiare, manipolare e quindi controllare a piacimento, e dall'altra la vita stessa che a tutti i livelli dimostra di non poter essere rinchiusa in questo recinto che rimane rigido per quanto sempre in continua espansione e reinvenzione. Mi sentite? Sì. Per questa prima risposta, infatti una seconda domanda che avrei voluto porre, ma che in parte ha già avuto risposta in questo primo intervento, era proprio concentrandosi sulla risposta alla pandemia, no? Che tipo di logiche sono state messe in campo? A che dinamiche corrispondono? Sicuramente in parte hai già risposto, però non so se hai voglia di ampliare un po' il discorso rispetto alla specificità della pandemia. Insomma, parliamo di corpi, di territori. In questo momento i nostri corpi sono letteralmente chiusi dentro una casa e, come appunto facevi l'esempio di Venezia, mi viene in mente come al paese dei miei nonni siano tornati i cinghiali a scorrazzare in mezzo alle vie del paese, insomma. Quindi non so se vogliamo approfondire un po' di più questo piano. Mi sentite? Sì. Ok, va. No, ecco, sì, io credo che
anche questo, l'evento pandemia, diciamo, possa essere letto proprio in questa, in quest'ottica, dentro una storia di conflitti e di resistenze. E secondo me effettivamente rappresenta molto bene le dinamiche di cui parlavo. Dunque, non vorrei neanche ricadere nella retorica secondo cui si tratta di una vendetta di una cosiddetta natura contro gli uomini, e sto usando il maschile, il termine al maschile per un deliberatamente. Cioè, come se potesse esistere poi di fondo, no? Una natura separata o separabile rispetto alle attività umane, alla società. Ma invece mi pare proprio che sia un'espressione del fatto che man mano che il capitalismo ridefinisce i processi di funzionamento del mondo per renderli funzionali alla creazione di valore, più la linea di fuga, l'evento resistente, l'incontrollato, ciò che fa irruzione, scoppiano e in qualche modo rompono il suo apparato di controllo e assoggettamento e ne interrompono la normale riproduzione. Nel caso della Covid-19 si parla per l'ennesima volta del risultato di un processo in cui immense aree di foresta selvaggia, che di fondo ospita una grande ricchezza di diverse forme di vita, di creatività biologica, di coesistenza interspecifica, vengono annullate per fare spazio a, per esempio, monocolture intensive, che per definizione sono dei sistemi di organizzazione socio-ecologica che rigettano e tentano di eliminare qualsiasi differenza biologica che non sia quella appunto controllata e controllabile dagli apparati produttivi. E tuttavia vediamo che paradossalmente è per effetto di questa smania di dominio che il virus si manifesta in un modo così epidemico e così di fatto fuori controllo. Per cui la pandemia può essere vista come l'irruzione del biologico incontrollato in un mondo in cui anche il rischio, anche l'inaspettato, anche il pericolo dovevano essere addomesticati, resi astratti e funzionali alle logiche del profitto. Questo è qualcosa di cui anche ha parlato Maura nel suo intervento di questa serie. E sicuramente fin da subito la risposta alla pandemia si è in larga parte giocata attraverso ulteriori dinamiche di valorizzazione. Non lo so, per esempio se pensiamo alla corsa al vaccino, all'utilizzo dei big data e delle tracking app per cosiddetto per il controllo e per evitare il contagio, la digitalizzazione degli spazi pubblici e di socializzazione che sono avvenuti attraverso gli strumenti che ci ha dato il grande capitale, insomma, anche noi stessi in questo momento stiamo utilizzando Facebook, YouTube, eccetera. Tuttavia, dal mio punto di vista, questi processi non possono, chiamiamoli di normalizzazione, non possono cancellare il carattere di rottura che questa pandemia ha di fatto incorporato. E anche la consapevolezza che eventi di questo genere prolifereranno sempre di più e sempre più forti in svariati ambiti, quello biologico, perché ci possiamo aspettare altre pandemie, quello climatico perché seguiranno dei fenomeni climatici estremi dovuti al cambiamento climatico, o anche quello propriamente umano e sociale, dal momento che la crisi che ne seguirà acuirà delle disuguaglianze già fortissime che caratterizzavano la nostra organizzazione socio-economica. E in questo contesto il corpo si colloca in una posizione estremamente ambivalente. Cioè, è dirompente da un lato, ma insieme cancellato. Cioè, da un lato ha il corpo, è il corpo malato che blocca la riproduzione del sistema, perché si ritira, tra virgolette, ma dall'altro si pretende
che i corpi che sono confinati, per l'appunto, siamo tutti e tutte, o quantomeno la gran parte di noi confinate in casa, quindi si pretende che questi corpi confinati possano continuare a svolgere la propria funzione di riproduzione del sistema, ma soddisfacendo i propri bisogni solo attraverso degli strumenti e in un modo virtuale. E questo probabilmente ci possiamo anche aspettare che continui diciamo anche dopo la fine del lockdown, nel momento in cui comunque molti dei nostri sistemi di socializzazione saranno cambiati per effetto della pandemia. Dunque, per liberare il corpo a partire da questa situazione non basta semplicemente uscire di casa. Serve fare in modo che le relazioni tra i corpi che noi stabiliamo interrompano anche alla fine, no? Anche quando il lockdown sarà finito, anche quando ritorneremo per le strade o a rincontrarci, interrompano tutte le pratiche di dominio che sono state e sono funzionali alla riproduzione del sistema, cioè il dominio dell'uomo sulla donna, dell'umano sul non umano, dell'astratto sul concreto. Per cui ci servono relazioni in cui la libertà si costruisca a partire dai corpi e non a loro discapito. Dunque, il modo sistemico di rispondere all'accelerazione della crisi si sta delineando in questi giorni nella risposta alla pandemia. E lo vediamo, è un modo violento ed è repressivo e si serve del controllo sociale tramite forze armate, retorica della guerra del virus, sforzi tecnoscientifici per riportare l'esistenza biologica sotto il controllo umano. E questa logica incarna una logica di competizione e immunizzazione, il tentativo di sottomettere alla normalità tutto ciò che non si conforma al nostro modello di vita e di annientarlo se non lo fa. Se pensiamo per esempio al governo italiano, il governo italiano reprime e punisce coloro che non si conformano alle direttive, mentre se pensiamo agli apparati tecnoscientifici, vediamo subito che lo sforzo viene portato sulle multinazionali farmaceutiche che studiano per esempio un nuovo vaccino contro il virus, ma non delle soluzioni alle cause strutturali, ecosistemiche di questa pandemia. Dunque, questo appiattimento della vita in una serie di risposte normali, autorizzate e normalizzanti emerge dalla necessità di riprodurre e rinforzare l'ordine esistente. Se io non posso uscire di casa, incontrare altre persone, inventare forme diverse di risposta al contagio o forme diverse di cura, chiaramente diventa difficile immaginare un'alternativa di risposta che sia diverso dalla militarizzazione delle città e dall'affrontare questa situazione nella solitudine. Oppure, se io non posso lavorare, ma neanche praticare forme alternative di sussistenza, allora l'unica mia speranza è che possa tornare la normalità perché io possa di nuovo avere la mia normale retribuzione. In altre parole, la risposta dei governi alla pandemia è stata funzionale al mantenimento dell'ordine perché è stata negativa, è stata astratta, è stata codificata e violenta e non ha di fatto lasciato spazio a delle forme creative di fare comunitario e di invenzione in risposta alla crisi. Secondo me è molto interessante andare a ragionare invece come al contrario i movimenti possono immaginarsi un'alternativa, no? Ci hanno cresciuto con il there is no alternative fisso in testa, invece
questi momenti ancora di più ci fanno pensare che un'alternativa è necessaria, è dovuta, diciamo così. Ci ritroviamo infatti in uno sciopero globale per il clima che è molto particolare, no? Che è digitale in questo caso. Abbiamo visto su tutte le pagine dei Fridays for Future nazionali e non solo, foto con i cartelli, ma non è la prima volta che diciamo ci si sperimenta anche in questi termini. I movimenti cercano di reinventarsi, cercano di riscoprirsi, cercano di dare anche nuove strade, no? Mi vengono in mente le brigate di solidarietà attiva che sul territorio agiscono, no? Una forma di cura, come dicevi tu prima, capace di rompere quelle barriere di isolamento tra i corpi in una maniera appunto che vada a rompere quelle linee di dominio che si danno. Quali sono le nostre possibilità? Qual è la scommessa? Cosa possiamo andare a immaginare? Ma oltretutto, quale può essere la posta in palio di un momento del genere? Sì, sono felice che tu mi abbia posto questa domanda, perché dal mio punto di vista quello che dicevi, cioè il proliferare di risposte anche da un punto di vista dei movimenti e l'invenzione di nuove forme di organizzazione, pur di fronte a tutto questo apparato di controllo e dominio che è stato messo in campo in un modo così forte, dal mio punto di vista sottolinea sia le potenzialità che l'esistenza e addirittura l'intensificarsi di queste linee di resistenza e di, chiamiamolo, fuga e di costruzione però anche attiva di mondi diversi nel contesto della crisi e di questa crisi così forte. E infatti dal mio punto di vista sono espressione dell'irriducibilità dei soggetti sociali, possiamo anche chiamarli o considerarli come dei soggetti socio-ecologici rispetto al governo, rispetto al dominio. In effetti nel contesto della pandemia, sono riemersi e si sono riorganizzati con forza e congiuntamente alcuni temi centrali delle mobilitazioni degli ultimi anni. Per esempio la lotta contro il patriarcato e la colonialità, le lotte territoriali in difesa della salute fisica e psicologica, le campagne per il reddito di base e di cura. Queste sono delle istanze diverse che però mi pare abbiano in comune il fatto che in risposta a una crisi che ho definito crisi della vita, praticano invece la politicizzazione della vita stessa e tendono verso la liberazione dell'esistenza. Per esempio, se noi pensiamo al movimento transfemminista globale, ciò che fa è lottare affinché i corpi delle donne che sono stati o che sono sottomessi a violenza, sfruttamento e appropriazione abbiano la possibilità di autodeterminarsi, di esprimersi con libertà nella propria singolarità, senza paura, senza discriminazione. Il movimento ambientalista si batte affinché si possa vivere, di fondo, no? Una delle importanti rivendicazioni o temi di lotta è proprio la vita, cioè è il fatto di poter vivere senza ammalarsi e morire nei luoghi in cui abitiamo. Le campagne, e quindi si collega anche molto direttamente a tutte le campagne sulla salute che stanno in questo momento prendendo giustamente piede. Le campagne legate al reddito di base, che in questo momento si stanno anche articolando rispetto a quelle sul reddito di quarantena, rivendicano di fondo la possibilità di vivere in un modo non subordinato alla partecipazione alla produzione di valore. L'interconnessione di questi temi in questo momento diventa palpabile, quasi di nuovo ironicamente, mentre stiamo chiusi
no? nelle nostre case, chi le ha. E di fronte alla, per esempio, alla crescente violenza domestica, alla precarietà economica, alla solitudine, alla necessità di prendersi cura di chi abbiamo intorno, ma anche alla vulnerabilità proprio dei nostri corpi di fronte ad una pandemia che tra l'altro è strettamente legata al degrado ecosistemico e ad una vulnerabilità ecosistemica, no? E a partire da questo possiamo costruire una critica ad un sistema che ha sacrificato tutta l'esistenza al profitto, riconoscendo che di fatto una quotidianità liberata è incompatibile con la colonizzazione capitalista del mondo. E qui ritorno anche a qualcosa che abbiamo menzionato prima insieme, nel momento in cui anche nelle piccole emozioni, sempre per chi se le può permettere, quotidiane, del silenzio delle nostre città, del rallentamento dei ritmi, dell'arrivo di un animale selvatico che si avvicina, qui possiamo trovare alcuni elementi di opposizione che è importante che vengano riconosciuti per poter costruire delle forme di socialità, ma anche dei rapporti ecologici liberati. Queste sono delle esigenze che stiamo sperimentando in questi giorni e che possono, hanno il potenziale, e probabilmente lo saranno, di essere incorporati nella pratica e negli immaginari di lotta per il futuro. Quindi una grande opportunità che ci si presenta è che queste rivendicazioni possano trovare un'articolazione pratica e concreta già da subito, e che queste possano prefigurare delle alternative per il futuro o a venire. E il mutualismo dal basso è stato molto efficace nel rispondere alle necessità di coloro che sono stati lasciati soli nel contesto delle relazioni capitaliste, oppure che poi non sono due cose separate, da uno Stato che ormai è languente. Queste forme di mutualismo hanno saputo reinventare forme di assistenza, di cura, di supporto materiale e psicologico nuove, che sono condivise, che non vengono praticate all'interno del circuito del mercato, che si oppongono alla burocratizzazione o alla normalizzazione, alla codificazione dell'esistenza. E tutte queste attività, anche i nostri stessi seminari, stanno incorporando la necessità di una trasformazione radicale della configurazione ecologica dei nostri sistemi di produzione e consumo. Nel complesso, quindi, c'è una spinta molto forte a porre nuovamente e radicalmente al centro dell'organizzazione socio-ecologica il tema della vita intesa in senso politico. Cosa voglio dire con questo? Cioè, il fatto che sia fondamentale lottare per l'autodeterminazione dei termini e delle forme del vivere, ma nel senso di vivere bene, in contrasto con la logica capitalista che vede invece la vita, interpreta tutta la vita in funzione della valorizzazione. Il capitalismo nel contesto della pandemia sta dichiarando apertamente una guerra che in realtà è un suo tratto costitutivo. È una guerra di umani contro altri umani, di umani contro la biosfera, di animali contro il virus e così via. Il fine è sempre lo stesso. È sempre quello dell'inizio. È la sottomissione dell'alterità di ciò che è altro al dominio del valore. E di fatto la sua opera di colonizzazione non è stata altro che questo durante tutta la sua storia e nelle diverse forme che ha preso. Ma l'alternativa è già concretamente praticata.
ad una vita che è dominata, frammentata, è atomizzata, è individualizzata, competitiva, giocata lungo linee di mercificazione, di esclusione, svalorizzazione. Tutte queste esperienze di lotta e di mutualismo che si configurano nel contesto della pandemia stanno contrapponendo invece un tipo di esistenza, di socialità basate sulla cooperazione, sulla cura dell'altro, sulla coabitazione della terra, che non sia più violenta, ma che anzi risponda di più alle necessità e alle logiche vitali. E quindi di fondo si propongono dei processi di liberazione. Dal mio punto di vista, la potenzialità e la sfida dei nuovi movimenti sta proprio qui, sta proprio nella decolonizzazione dell'esistenza, ma anche nella decolonizzazione quindi dell'immaginario e delle relazioni attraverso cui la vita si articola. Ok, grazie mille davvero di questi spunti davvero interessanti. Io le domande le ho finite, però leggo sul pad che ce ne sono un paio, magari ti leggo la prima, così proviamo a dare una risposta insieme. Dice: quanto si aspettava il capitale una crisi pandemica? Quanto si è preparato ad affrontarla? E quanto sarà pronto a reprimere i dissensi per le conseguenze socio-economiche? Vado io. Prego, grazie. Dunque, il fatto che ci fosse da aspettarsi un crescente numero di epidemie e pandemie era, diciamo, è stato noto, è noto da molti anni. E sicuramente era stato messo in conto. Probabilmente il profitto, cioè la quantità di profitto e di interesse che c'era nel perpetuare le pratiche che poi si sono rese causa di una pandemia così dilagante, erano tali da motivare il capitale a continuare in quei processi estrattivi e diciamo di devastazione ecologica. Quanto fosse pronto a questo tipo di pandemia e diciamo a queste conseguenze, soprattutto da un punto di vista proprio anche economico, non lo saprei dire. Certamente, però, è chiaro che le conseguenze, come al solito, saranno più forti sempre e solo su chi già stava, diciamo, era svantaggiato all'interno del sistema. Per cui, tutto sommato, anzi, mi immagino che nella grande riconfigurazione degli equilibri, il grande capitale continuerà a non essere particolarmente problematizzato, no? Dalla crisi che poi si scatenerà. Ed anche, come al solito, molto motivato a reprimere il dissenso. Facendo uso appunto di quegli apparati statali che ormai non sembrano saper far altro che reprimere, di fondo, La prossima domanda è proprio sullo Stato, che leggo sul pad. Dice: in tutto questo scenario, lo Stato come si situa? Anche se fa gli interessi delle industrie, è tornato forse ad avere una certa forza che prima della crisi pandemica non aveva? Penso alle dirette online di Conte senza possibilità di replicare. Effettivamente, anche a me viene in mente che quando ci siamo viste anche con Salvo a Bologna, durante un incontro che abbiamo fatto in università, si parlava di
rispetto alla censura che aveva fatto Facebook sulle pagine dei collettivi e dei centri sociali e di tutti coloro che avevano espresso solidarietà alla rivoluzione del Rojava, si parlava di come in un contesto del genere fosse un'agenzia privata a scegliere la repressione, a poter impostare la repressione senza che lo Stato potesse o volesse avere qualcosa da dire a proposito. Ora ci ritroviamo appunto con le dirette di Conte che hanno un certo peso, diciamo così. Io sarei sempre un po', io sono un po' attenta rispetto, rispetto all'interpretare questo nuovo protagonismo. Lo penso sempre come un protagonismo dello Stato nel contesto della pandemia, in un senso di, tra virgolette, ritorno dello Stato. Perché intanto di fondo ormai sembra un'istituzione incapace di agire autonomamente rispetto alle dinamiche del capitalismo, del capitale globale, meglio. Dall'altro, se ci pensiamo, in fondo stiamo anche vedendo come anche soltanto il virus, questo esseretto, no, biologico, invisibile e privo di confini, che rigetta qualsiasi tipo di confine, qualsiasi tipo di controllo e addomesticamento, secondo la logica statale, che poi è sempre stata di per sé anche una logica coloniale, secondo me ci mette in guardia rispetto ormai all'incapacità di questa specifica istituzione a rispondere realmente a qualsiasi tipo di sfida che noi ci troveremo ad cioè che ci si troverà ad affrontare. E poi come ultima cosa, io vorrei far notare come delle per esempio, non lo so, pensiamo, poi magari io, per me è un esempio molto rilevante perché standoci dentro lo vivo proprio in prima persona, ma tutta l'istruzione, l'università, lo stiamo vivendo probabilmente appunto in tanti tra quelli che sono collegati oggi, è stata veramente in pochi giorni, in poche ore, completamente ripensata sulla base di un attraverso degli strumenti che sono le piattaforme del grande capitale. Quindi Google, Microsoft, Facebook, perché WhatsApp, Zoom. E non c'è alternativa rispetto a questo e in teoria, diciamo, l'istruzione era ancora una di quelle cose che più o meno era rimasta pubblica. Quindi, ecco, rispetto a questo lo Stato mi sembra che abbia fatto più da facilitatore che da rispetto all'infiltrazione, no, del capitale nella vita, più che da soggetto autonomo. Sì, grazie mille ancora per queste risposte. Non mi pare ci siano altre domande, quindi io ti ringrazio ancora. Grazie. Di questo momento insieme. Ricordo che oggi appunto ci ritroviamo all'interno del Global Digital Strike e quindi questa è anche forse una nostra forma di resistenza che ci diamo e una voglia di rivalsa che ci diamo in questo momento. Volevo ricordare i prossimi eventi. Il prossimo sarà lunedì 27 alle ore 18:30, occupazione militare in Sardegna ai tempi del Covid-19, tra il disastro sanitario, sociale e ambientale, con Aforas e le compagne della Sardegna. Mercoledì 29 aprile, invece, alle ore 18, avremo devastazione ambientale e pandemia versus giustizia climatica e transizione energetica con Emanuele Leonardi. Mentre il 4 maggio avremo l'autonomia ritrovata, agroecologia e comunità del cibo nella transizione ecologica, con Andrea Gelfi dell'University of Nottingham.
Io vi ringrazio tutte e tutti per essere stati qui con noi. Ci vediamo il 27.